Ciao Valentina, buonasera innanzitutto. Siamo all'Hotel Meliá, dove solitamente arrivano i giocatori dell'Inter e questa sera verosimilmente arriverà un nuovo giocatore dell'Inter, Cedric Soares, terzino portoghese, classe 91. Oggi con un vero e proprio blitz di mercato, nelle ultime ore l'Inter ha piazzato questo colpo. Cercava un esterno difensivo l'Inter, lo ha trovato, due erano le soluzioni per andare a coprire questo ruolo: o Darmian, con cui l'Inter comunque aveva avuto già una chiacchierata in tempi non sospetti e anche oggi pomeriggio con il suo agente Tullio Tinti, o Cedric Soares. Alla fine l'Inter ha deciso di affidarsi al portoghese. Oggi, come detto, vero e proprio blitz di mercato, nonostante il tentativo in extremis di Tullio Tinti di proporre ancora la candidatura di Darmian, l'Inter ha virato sul terzino portoghese del Southampton. Operazione chiusa, prestito oneroso, 500.000 euro, con diritto di riscatto fissato a 11 milioni di euro. Questa è la formula con cui Cedric Soares arriverà all'Inter. A 27 anni, ha giocato 18 partite in questa stagione in Premier League con la maglia della Southampton. L'Inter si è portata molto avanti, adesso siamo allo scambio di documenti, praticamente fatta con le firme. L'Inter, come detto, si è portata molto avanti perché sono state programmate anche le visite mediche che ci saranno, salvo clamorosi colpi di scena, ma difficilmente non accadrà, domani mattina sul presto. Dunque, poi ovviamente il giocatore è atteso in sede per la firma sul contratto. Cedric Soares, un terzino che arriva per un altro che parte, Dalbert. Oggi pomeriggio, anche in questo senso, l'Inter ha forzato i tempi con l'Olympique di Marsiglia di Rudy Garcia, che ha pescato nuovamente in Italia. Arriverà Dalbert, è la prima scelta del Marsiglia per quel ruolo. Marsiglia che aveva già fatto sottoscrivere il contratto a Mario Balotelli. Dunque, per l'Inter, un terzino che parte, Dalbert, un altro che arriva, Cedric Soares, anche perché i nerazzurri volevano dare un'alternativa in più in quel ruolo a Luciano Spalletti, anche perché Dalbert non ha mai convinto appieno. Versalico, spesso e volentieri, a causa di alcuni contrattempi fisici, non dà garanzie di tenuta. L'Inter non ha voluto correre nessun tipo di rischio, allora ha puntato su Cedric Soares. Ma lo avevano detto i dirigenti nerazzurri, Steven Zhang, Giuseppe Marotta, Piero Ausilio, anche i nostri microfoni: il mercato di gennaio è fatto di opportunità. L'Inter ha pescato l'opportunità dal suo punto di vista migliore per andare a rinforzare quel reparto e dare una scelta in più a Luciano Spalletti. Perfetto Luca, grazie per tutti questi aggiornamenti. Tra l'altro sto leggendo anche, lo leggete anche voi in sovrappressione, la nostra ultima ora, c'è l'agente di Candreva che valuta evidentemente altre proposte, altre squadre, perché nell'Inter trova poco spazio l'ex giocatore della Lazio. È un po' una telenovela che si ripropone ogni gennaio, ogni giugno, il destino di Candreva. Marco Lombardo, tu che segui l'Inter, ti aspettavi Suarez? Ma io credo che non se lo aspettasse nessuno. E questo dimostra che questo mercato è fatto davvero di opportunità, sì, anche di sorprese. L'Inter fino ad oggi era stata un po' la finestra, credo che l'ultima settimana di mercato la vedrà abbastanza attiva. Ci sono dei casi da risolvere, sì, in uscita, perché si sa che arrivasse, per dire, l'offertona per Perisic, potrebbe essere il momento di vederlo partire. C'è il caso Nainggolan, che non si capisce bene che cosa voglia fare, adesso si aggiunge questa dichiarazione dell'agente di Candreva, e quindi inevitabilmente, se ci fossero delle uscite, ci sarebbero anche delle entrate che in questo momento ancora non abbiamo. Manca una settimana? Non abbiamo. Però manca una settimana, però in una settimana, sì, poi soprattutto nell'ultima settimana di mercato può fare tutto. Devo dire che secondo me questo è un segnale del fatto che l'Inter si sta un po' marottizzando, nel senso che si sta mettendo rimedio ad alcune scelte fatte in passato che non hanno funzionato, e credo che ormai il pallino sia in mano a Marotta, in attesa. Anzi, devo fare una precisazione, sì, che settimana scorsa sono stato rimproverato aspramente da mio figlio. Tuo figlio, che è tifoso, sì, del Milan, tra l'altro. Direi di no. Ma che mi ha sentito dire che l'Inter a giugno uscirà dal fair play finanziario, giustamente mi ha detto: guarda che uscirà dal settlement agreement. E ha ragione. Che è un'altra cosa, che esatto. È un'altra cosa. Il fair play finanziario non si esce mai. No, sei sempre, ecco, lì. E allora direi che questo, a proposito di questo, sono i primi passi, come dire, dell'Inter targata Marotta, andando a pescare un giocatore che magari scopriremo adesso. Certo. Era un po' uscito dal nostro mirino di mercato.
Però è un nazionale portoghese, ha fatto i mondiali, insomma. Secondo me magari no, Fabio Bazzani, Simone Della Latta, potrebbe sperare l'Inter in questo senso che possa ripercorrere Soares quanto fatto da Cancelo, nazionale portoghese, no? Perché no, assolutamente sì. È chiaro che se sono andati a scegliere questo tipo di profilo, magari preferendolo, diciamo così, oppure non prendendo in considerazione Darmian, che invece è un profilo già conosciuto, che è stato nel campionato italiano, molto probabilmente su questo profilo qui ci sono aspettative e c'è fiducia. Però anche magari condizioni diverse, no? Sì, questo sicuramente, però credo che insomma... sì, anche secondo me si inizia a vedere la super regia di Marotta. De Paul a giugno, Quindi voglio dire, mi sembra che sia già arrivato e abbia preso... Tiene redini e insomma, e si vede. Sei d'accordo, Simone? Colpo a sorpresa a Soares. Poi c'è la strana storia di Matteo Darmian. Sì, vuole sempre tornare, tutti lo vogliono, un sacco di squadre su Darmian, poi nessuno lo prende e rimane a Manchester. Io avrei preferito tornasse lui, perché è un italiano, fa sempre piacere che una squadra come l'Inter abbia più possibili italiani in campo. Però io sinceramente questo terzino non lo conosco bene. Io so che Darmian è un ottimo giocatore e credo che sicuramente ha ragione, si vede la regia di Marotta. Di Marotta, E che col fatto che questa cosa non si sapesse in giro, non avevo letto da nessuna parte, credo proprio sia stata una cosa fatta preparata da tempo e fatta nella maniera giusta. Assolutamente, temo, con ausilio. Temo che Darmian sconti il fatto che arriva dal Manchester United, dove ha sicuramente un ingaggio non indifferente. Diciamo con Fabio, insomma, no? La differenza dell'operazione, delle condizioni, no? Delle condizioni, quindi ovvio. Tornare indietro, probabilmente per tornare indietro dovrà trovare un'offerta che possa far magari perdere qualcosa, ma non perdere tanto, quindi non può scendere più di tanto. Cioè, le condizioni che sembrano poi il motivo per cui anche la Juve abbia lasciato perdere e magari tenga Spinazzola. Magari tenga Spinazzola, sentendo anche Allegri. Anche la Juve potesse essere interessata a Darmian per poi mandare Spinazzola eventualmente a giocare, si dice a Bologna. Però sembra che appunto le condizioni, la richiesta del Manchester di un prestito... Che poi c'è anche l'altro club con il quale devi parlare, insomma, non dipende soltanto dal giocatore. Sì, su Tonali noi avevamo dato due sere fa la forte irruzione della Roma, che è stata confermata da Cellino, e loro vorrebbero anticipare gli altri, fermo restando che su Tonali ci stanno Inter, Juve, quindi la Roma... Una cosa importante per la prospettiva la vorrebbe chiudere già adesso. Su Candreva invece che novità ci sono, perché sono arrivate delle dichiarazioni quest'oggi da parte del suo procuratore dicendo che ha giocato poco, obbligando di fatto l'entourage di Candreva stesso a tenere gli occhi aperti sul mercato. È un giocatore che ha mercato, secondo te? Ma Candreva è un giocatore che aveva mercato la scorsa estate, ha un ingaggio importante, soluzioni italiane... Lo cercava in Monaco, può darsi che ci torni, perché c'è stata una rivoluzione a Monaco, come sapete benissimo, da Thierry Henry alla soluzione intermedia, in attesa del ritorno di Jardim. In Italia lo vedrei su soluzioni tipo non alla Lazio, non escludo nulla nella vita, ma di solito la Lazio queste cose qui non le fa. Tipo le società che cercano ancora un esterno, abbiamo parlato di Cesè al Toro, ci potrebbe essere il Toro, c'è un ingaggio comunque importante, il Genoa cercava un altro esterno. Però tutti i discorsi verranno fatti su Candreva in base anche al gradimento suo, che è cambiato. Mentre la scorsa estate avrebbe voluto restare lì, adesso ha deciso di andare via perché ha poco spazio. Alfredo, ma come finisce la telenovela Darmian? Alla fine deve sempre tornare in Italia, alla fine rimane al Manchester. Era stato proposto anche all'Inter questo colloquio tra l'Inter e Tullio Tinti, il procuratore. Alla fine l'Inter sta prendendo Soares, ha preso Soares, tra l'altro è anche atteso a Milano. Domani abbiamo dato anche l'anteprima delle visite di domani. Purtroppo è un predestinato a dover aspettare. Adesso non mi sembra neanche corretto da parte mia dire che è sempre purtroppo la seconda scelta, pur essendo un ottimo terzino, però i fatti depongono a favore di questo tipo di discorso. Ciao Michele, buonasera a voi. Oggi è successo che un po' a sorpresa abbiamo scoperto la storia delle visite di Cedric Soares, che è il difensore portoghese del Southampton, che arriva a Milano domani, sarà dell'Inter in prestito leggermente oneroso con diritto di riscatto secondo l'operazione che avrebbe voluto fare l'Inter. Ti aggiungo adesso che la Juve ha fatto un tentativo concreto per Christensen del Chelsea in prestito con diritto di riscatto. Questa conferma che la posizione di Benatia è una posizione tutta da monitorare. Su Benatia ci sono due club arabi degli Emirati o del Qatar, ne parleremo dopo, però attenzione anche in serata
alle manovre che sta facendo il Monaco. Vai, anche subito, anche subito, e ci agganceremo anche per una notizia di mercato tra pochissimo. Sono delle immagini che riguardano una visita di Piero Ausilio nella serata di ieri a Cagliari. Era una visita per motivi personali da parte di Ausilio, da non collegare al discorso Barella. Mi sembra un po' atipico. Esatto, sì, però comunque questa, diciamo, è la versione che abbiamo ricostruito. Queste sono le immagini di Ausilio in un ristorante di Cagliari, lo vedete, anche c'era Maran, e poi abbiamo visto anche, grazie alle immagini che ci ha fornito Alfredo, che è arrivato un messaggio sul tavolo in cui ha cenato Piero Ausilio: Barella non si tocca. Vabbè, curioso. Alfredo, ce la racconti? Eloquente. In 30 secondi, grazie. Sì, te la racconto, e poi vorrei ringraziare chi mi ha mandato questa foto, perché internet, il web, i social fanno sicuramente notizie, e certe volte sono anche miracolosi, perché ho avuto un contatto stanotte con, purtroppo mi ha preso in contropiede, Marco Solinas e il suo amico, ma non mi ricordo adesso il nome, e chiedo scusa, magari, è Fabrizio. Che mi hanno raccontato di aver visto Ausilio. Ora, io, con tutto il rispetto, da queste cose inizialmente prendo sempre le distanze, semplicemente per un motivo: perché ti arrivano 2000 segnalazioni ogni 10 minuti. Sono due ragazzi gentilissimi che ringrazio, era tutto vero. Ausilio è arrivato mercoledì sera in un ristorante di Cagliari, che poi ti do anche il nome, dopo le 22:30, è stato riconosciuto, gli hanno chiesto: ma lei è qui per Barella? Lui ha detto: no, sono qui per trovare degli amici. Per carità, tutto è possibile. Di Barella non voglio parlare, perché non è il momento di parlare di mercato. Hanno fatto un selfie, gli hanno chiesto di fare un selfie anche con quel cartello esposto, no? Barella non si tocca. E gli ho detto: no, altrimenti dovrei parlare di mercato. Dopodiché questi due ragazzi hanno incrociato, a circa un chilometro di distanza, Maran, che usciva da un altro ristorante. Questa è la ricostruzione velocissima. E Maran è rimasto stupito, gli hanno fatto vedere le foto di Ausilio, della presenza di Ausilio a Cagliari. Ora, tutto questo per dire cosa? Che comunque, dopo quanto abbiamo raccontato la settimana scorsa sulla decisione di Barella, che all'80-85% resterà al Cagliari a gennaio, l'Inter ha recuperato la leadership che aveva su Barella, quindi è un discorso da tenere assolutamente in considerazione, senza andare nei dettagli della presenza pubblico-privata di Ausilio a Cagliari. E ringrazio i ragazzi che ci hanno fornito questo documento. Allora, c'è anche l'Inter. Perisic può andare via in questa sessione, cioè negli ultimi 7 giorni, oppure la vedo abbastanza complicata, Alfredo? Intanto oggi l'Inter, come aveva fatto la Juve, non ti scudo che magari la Juve lo possa fare, ha fatto un sondaggio per Darmian, ma le condizioni economiche dello United per Darmian sono delle condizioni che in questo momento l'Inter non può avallare. Ecco perché è andato in Portogallo, Inghilterra, per regalare, anche perché il momento di Versalico non è il momento quello giusto, e ha regalato il terzino che Spalletti avrebbe voluto avere, anche perché, uscendo Dalbert, D'Ambrosio può anche traslocare sull'altra corsia, e danno l'assortimento giusto dei terzini. Allora, ci sono due problemi da risolvere dal mio punto di vista, a parte il discorso Darmian: uno è Candreva e l'altro è Gagliardini. Saranno pure due finti problemi, perché Candreva ha comunicato di voler andare via. Candreva la scorsa estate aveva detto no al Monaco, che l'aveva corteggiato per tutta l'estate, e lui ha detto, due punti virgolette, voglio giocarmi le chance con l'Inter, chiuse virgolette. Queste chance sono state minime, e adesso Candreva valuterà delle proposte. Quali proposte? Non so se potrà tornare il Monaco, che è all'interno di un terremoto tecnico, perché è andato via Henry, tornerà Jardim, faranno sicuramente nel mercato. Io prima ho accostato anche Benatia, a parte le vicende e le offerte esotiche del calcio di un altro mondo dal punto di vista proprio economico, sceglierà Benatia, oppure se magari si materializzeranno alcune soluzioni in Italia, dove il Genoa si prepara ad accogliere Sanabria e comunque cerca un altro esterno e spera ancora di sconvincere Piazza a dire sì. Il Parma sta cercando di esterne, ne parliamo, sono l'ingaggio di Candreva importante, quindi Candreva e Gagliardini eventualmente negli ultimi 2 giorni di mercato saranno le soluzioni di un Inter che ha dimostrato legittimamente di pensare soprattutto al mercato del futuro.